Ciao ragazze, tutto bene? Ah, sì, va a fa un bagno, va. Parti da un su. Ciao ragazze, video preferiti di settembre, giusto? Premettendo che voi non lo vedete perché sono stata furba, no? Ho detto. Mascheriamo il tutto, ho un macello perché sto cambiando l'armadio, però praticamente ci hanno portato l'armadio nuovo da montare e poi verranno a montarcelo più avanti, quindi ho qui praticamente tutti i vestiti dell'armadio fuori, messi alla meno peggio, però ho detto dai, facciamo il video, però così non sembra, sembra tutto a posto, sembra tutto ordinato, partiamo. Allora, ho 5 prodotti di make-up da mostrarvi, uno di skincare e un altro che non saprei definire, forse diciamo igiene, ecco. Allora, il primo prodotto preferito, cioè che ho usato più spesso, è stato questo I'm Pupa della nuova collezione, quella lì autunnale, la Paris Experience. Ho letto varie recensioni, ho fatto anch'io una recensione recentemente sul mio blog. Piace tantissimo questa nuova collezione. Dunque, per una questione di praticità, ho usato molto lo 001, anche se comunque ho un debole, penso che un po' tutte hanno un debole per lo 003, che è quello lì più scuro, ma lo vedrete in uno dei miei prossimi video perché ho intenzione di fare a grande richiesta, perché l'ho chiesto su Instagram e voi eravate entusiaste. Si può dire entusiasti? Sì, entusiaste. Farò un video su prodotti preferiti dell'autunno, diciamo così, oppure prodotti top dell'autunno, ora non so come lo chiamerò, autunno. Quindi, insomma, vedrete varie cosine che mi sono piaciute particolarmente per questa stagione. Ritornando allo 001 di Pupa, mi piace tantissimo così. Cioè, io lo passo un pochino al centro delle labbra e poi con il dito faccio scorrere e lo stendo e viene questo effetto come di labbra naturali però più accese, vedete? Mi piace tantissimo, non mi fa l'effetto denti gialli, ha una buona tenuta. L'ho usato, l'avete visto nel blog, nei miei post di fashion, di moda, l'ho usato proprio passato varie volte per quei post e anche alla festa della rete. Però per tutti i giorni, per portare le bimbe in giro, eccetera, anche a scuola così, lo metto così, mi piace tantissimo. Prossimo preferito è sicuramente un fondotinta, perché quando si passa comunque da agosto a settembre c'è questa fase della pelle che è un po' abbronzatina e quindi i nostri fondotinta usuali non li possiamo utilizzare. E ho usato il numero 200, F200 dell'X1 Invisiwear. Allora, questo fondotinta mi fu inviato tipo un anno fa dal brand, che è un nuovissimo brand inglese. Tra l'altro ho visto questi fondotinta quando andai a Londra da Topshop, la makeup artist usava questi per truccare le ragazze, sono fantastici. Ho letto anche una recensione su Cosmopolitan, se non erro. È un anno che li provo, in effetti, caspita, poi costano sui 13 pounds, se non erro. Comunque è abbastanza accessibile anche il prezzo. Sembra quando te lo stendi, e io vi assicuro che in questo periodo ho una pelle tremenda, di darsi proprio un qualcosa che levighi, che dia proprio un effetto di pelle di pesca, bella, omogenea, uniforme, eccetera. Mi piace moltissimo, è cremoso, però non è oleoso, non secca, giusta consistenza e quindi per forza tra i preferiti. D'inverno uso l'altra tonalità che è la F100. Prossimo preferito, sempre di make-up, e visto che ho menzionato Londra, partiamo con questa. È la Rock & Kohl di Charlotte Tilbury, che è questa matita Kohl, sarebbe Kajal, che però è a lunga tenuta, evviva, l'ho messa anche adesso. È bellissima perché ci si può molto giocare. L'ho presa da Selfridges, ma penso che sul sito di Charlotte Tilbury si possa acquistare. Ovviamente non so niente delle spese di spedizione, anzi, se sapete qualcosa voi, anzi, voi che sapete tutto, scrivetelo giù perché ho visto che anche su Instagram tante ragazze sono molto interessate a questo brand della famosissima makeup artist. E ho provato per ora due cose che mi sono piaciute tantissimo. Quindi questa Rock & Kohl c'è in vari colori.
colori, c'è anche nero nerissimo, ma io non l'ho preso perché ho preso questo, diciamo, grigio scuro ed è la Verushka Mink, fantastica, scrive benissimo, è una matita troppo bella. Hai giusto quel minutino per lavorarla e poi dopo si fissa benissimo. Prossimo preferito, ricompare la Naked 2, eccola qua, che tra le tre Naked è la mia preferita. Ho utilizzato tantissimo, a parte che questi ombretti, vabbè, non spendo troppe parole, lo YDK, YDK, non so come si pronunci, che è questo terzo a partire dai toni più scuri, dal nero. È stupendo, è davvero bellissimo, dà quella luce all'occhio, ovviamente all'interno ha delle super mini pagliuzze, insomma l'effetto metallico troppo bello, ha quella punta di marrone, punta di rosa, punta di oro, punta di quello che vuoi te, che mi piace da matti. Non ce l'ho su adesso, questo è un altro. Bello anche volendo da associare nella piega dell'occhio questo tease, che è una via di mezzo tra un top e non so cos'altro. C'è uno smalto tra i miei preferiti di questo mese ed è il Poker Nail Lacquer di Kiko. È stupendo, me l'avete visto nel mio preparati, mi preparo con voi. Vedete, è questo qua della colazione. È questo qua della collezione Daring Game, si dice così, oh yes. Ed è lo 04. Questo ovviamente... Poi ragazzi aprirò, questo è un video parentesi, aprirò una parentesi sul disclaimer, perché ogni volta che faccio un video e voi avete la supposizione che mi sia stato inviato qualcosa, partono delle polemiche enormi. Siccome io comunque capisco il vostro punto di vista, eccetera, però vorrei creare un video proprio da dedicare al disclaimer. Questo smaltino qua ha una colorazione stupenda, sembra un po', io metto due passate, sembra un po' un nero rosso, è meraviglioso, è un colore prugna, intensissimo, è bello, laccato, ma la cosa più ganza di tutte, che vi devo assolutamente dire, è che nonostante sia un colore scuro, dura tantissimo, ma cos'è sta cosa? Di solito gli smalti Kiko veramente mi durano forse 2 giorni scarsi, va bene che dipende anche un pochino dalla tonalità, che tipo di smalto è, eccetera, ma questo qui, Daring Game 04, è meraviglioso, mi è durato un monte, ha fatto una bellissima figura e anche lì il prezzo sarà abbastanza accessibile, visto che si parla di Kiko Cosmetics. Prodotto, intanto mi sto perdendo qua, prodotto di skincare. Allora, è tutto il mese di agosto e settembre che provo questo stupendo olio corpo e capelli della nuova linea cosmetica di Dr. Vranjes Firenze. Evviva! No, me l'hanno cortesemente inviato tutta la collezione cosmetica nuova. Se io non conoscevo prima Dr. Vranjes, però tante mie amiche lo conoscevano perché è famosissimo per le fragranze e per l'ambiente. Adesso, a partire dal 27 ottobre, uscirà ufficialmente questa nuova collezione cosmetica che potrete acquistare negli store monomarca di Firenze o in quello di Milano, via Fiorichiari, la stessa via in Brera, diciamo, dove c'è la MAC. Mi piace tantissimo quest'olio corpo e capelli, è all'argan e riso, è meraviglioso ed è della linea Dry, no, sì, Dry. Dr. Vranjes Naturally Derived. Allora, io ho un problema con l'inglese quando parlo in italiano, perché se parlo in italiano l'inglese secondo me dovrebbe essere italianizzato, però vabbè. È 100 ml e la cosa che mi piace tantissimo è che siccome io voglio penare poco, come si dice qua a Firenze, cosa faccio? Esco dalla doccia e me lo spruzzo e via. Si asciuga abbastanza facilmente, però non è un olio secco, attenzione, io gli oli secchi non li sopporto. È bello idratante, non unge troppo per essere un olio, un pochino unge ovviamente, dovete star lì un pochino a farlo assorbire. E ha una profumazione stupenda che mi piace tantissimo, forse un pochino di vaniglia. Dipende un pochino dai gusti, a me piace e non stucca, però ad esempio l'ha usato mia suocera, e lei dice che un pochino l'odore secondo lei è un po' troppo. Secondo me è proprio quella punta perfetta, insomma, per dare quell'effetto piacevole e non nauseante. Gli ingredienti sono molto buoni,
perché sono stati molto attenti proprio all'INCI, evviva le aziende italiane, quindi assolutamente consigliato dal 27 ottobre. Ultimo grande, grande preferito di questo mese. Dopo questa chiudo il canale. Ma cosa fai vedere, Ele? Niente, le salviettine. Ma non sono salviettine normali. Io non so come descrivere, cioè, in realtà lo so, però mi vergogno un po'. Però, oh, ragazzi, salviettine carta igienica. Ebbene sì, della Fria mi trovo molto bene. L'unica pecca è che faccio un po' fatica a tirarle fuori, perché sono talmente facili da rompere che o ne prendo due o mi si rompono mentre le tiro fuori, eccetera. Però sono una grande comodità per chi è in viaggio. Caspita, per noi donne che abbiamo sempre le nostre varie necessità particolari, ce le portiamo dietro durante il viaggio, eccetera, siamo in giro qua e là. Sono comodissime e siamo anche pulite, insomma, pulite, dai. Queste della Fria le ho trovate alla Coop, le avevo già prese un'altra volta, un paio di volte. Poi erano finite nel dimenticatoio del mio cervello, quel cassettino che elimina senza alcun motivo le cose. E poi rivedendole tipo un mese scorso ho detto prendiamole alla grande. Quindi ragazze, questo era il mio video preferiti, ce la posso fare, spero soprattutto di avervi tenuto compagnia e mi raccomando, ultima richiesta, vi volevo chiedere, vi piacerebbe se facessimo un incontro live? Io non so come funziona, anzi se voi sapete, l'avete già fatti, fatemi sapere, cioè praticamente io parlo e voi commentate, boh, vabbè. Fatemi sapere, mi piacerebbe tantissimo farlo, magari tipo un giorno della settimana nel mezzo, tipo un mercoledì, no? Tipo dopo cena, verso le 9, 9 e mezza, forse meglio 9 e mezza, che le bambine le metto a letto. E cicciarà, chiacchierare un po' delle nostre cose, eccetera. Fatemi sapere se vi andrebbe come idea. Pollice in su se questo video vi ha tenuto compagnia. Ciao ragazze!